vince la Sagittario per 6-1, una gara letteralmente dominata dalla formazione di Sergio Polce. Sant'Angelo cerca il gioco di gambe, Sant'Angelo c'è la conclusione, gol di Sant'Angelo, la rete di Sant'Angelo al secondo minuto. Tocco morbido verso Sant'Angelo, cerca di aggaggiare il pallone, vi riesce da Sant'Angelo, riesce a trattenerlo in campo, ancora vince un dribbling, ancora Sant'Angelo, si accende la conclusione e c'è il gol! Ottimo lavoro di Sant'Angelo, al 24esimo realizza il 2-0. Poi attenzione a Sant'Angelo, il tocco e la palla in rete! Sant'Angelo, giocano molto bene i giocatori veratolani, Sant'Angelo ancora la conclusione e ancora in gol! Sant'Angelo, ancora il gol! Ancora il gol di Sant'Angelo, dunque per il 4-0. D'Alonso pressato da Sforza, Sforza la conclusione, il gol di Sforza. Ci riprova ancora Di Chionno, cercare di segnare il gol del 5-1 e c'è il gol, dunque 5-1. Ferrante, chiuso, Cavalli, pallone per Amato Bene, Cavalli. Direi Cavalli e c'è il gol di Berardino al 27esimo. Didi Berardino gol, vince alla grande la Sagittario Bratola che batte 6-1 il San Salvo, si porta a quota 18 in classifica generale, resta nelle primissime posizioni della classifica generale la formazione di Sergio Polce, si consolidano le posizioni in classifica a termine di una partita dominata da parte della Sagittario. Antonio, noi ci siamo visti a settembre, se non ricordo male, in una partita di Coppa Italia contro l'Ortona, persa in casa, però poi con la doppia partita diciamo passiamo il turno, dove io ti preannunciai allora di aver allestito una squadra di livello. Oggi abbiamo avuto l'ennesima riprova, quinta vittoria consecutiva, con notevole scarto di gol anche, poteva anche avere un risultato anche maggiore e diciamo che quest'anno non ci poniamo limiti, ci troviamo lì. Classifica strameritata, affrontiamo partita per partita, adesso la prossima è anche delicata a Chieti. Io sono strasoddisfatto e temevo particolarmente questa partita contro un ottimo avversario, però il campo ha detto effettivamente, obiettivamente, che abbiamo una marcia in più, almeno in questo momento, e quindi ce la giochiamo con tutti, insomma. È uno strepitoso Sant'Angelo, 4 gol, il capocannoniere del campionato, quindi sicuramente sta facendo la differenza, poi magari lo sentiremo. Guarda, su Sant'Angelo ci sarebbe da scrivere un libro. Io e Sergio l'abbiamo voluto fortemente quest'estate, lo abbiamo aspettato perché lui obiettivamente, essendo un giocatore di categoria superiore, aveva altre offerte. Però anche Sant'Angelo, come me e come mister Polce, ha un cuore pratolano, quindi lui ha sposato la causa perché noi intendiamo portare questa squadra, questa società, soprattutto questi ragazzi, a una categoria superiore. Ce la metteremo tutta e Sant'Angelo ci darà una grossa mano sicuramente. Siamo con Sant'Angelo, 4 gol anche oggi, sei arrivato a quota 20, hai fatto la differenza e diciamo, forse non voglio nulla togliere ai compagni, però la gara forse l'hai vinta anche da solo. No, queste cose non si dicono mai, il lavoro è di squadra, i ragazzi mi aiutano tanto soprattutto anche a fare gol, quindi stiamo lavorando bene, siamo partiti forti, peccato per la seconda giornata, la sconfitta Ortona, però lavoriamo pure per rosicchiare questi 3 punti alla prima in classifica. Una partita temuta, come diceva il Presidente, una partita temuta, poi è sbloccato subito il risultato, si è andato in gol altre 3 volte, quindi chiaramente è stata poi una gara in discesa. Sì, soprattutto quello, siamo andati in vantaggio subito e abbiamo sbloccato il risultato. Abbiamo giocato come vogliamo, 2 tocchi in movimento, siamo tanti, siamo una bellissima squadra, quindi ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Speriamo per il proseguo, lavoriamo già per la prossima con Chieti. Sergio Polce, è arrivata la quinta vittoria consecutiva, più facile forse del previsto questa vittoria, 6-1. Secondo tempo però una squadra che dopo 12 minuti aveva già commesso 5 falli, come mai? Purtroppo quando una partita si incalana su un binario, noi dovevamo chiuderla nel primo tempo la partita perché abbiamo sbagliato diverse occasioni, ci siamo innervositi per nulla perché noi la partita l'avevamo in mano, però anche oggi abbiamo sbagliato una enormità di palle gol che poi la squadra si innervosiva perché proprio non riusciva a esprimersi come voleva, però io sono contentissimo perché una squadra che gioca così a questi livelli e vince con questa
padronanza del campo, fa onore ai ragazzi e fa molto piacere a me che li alleno. Diceva il presidente, quest'anno sicuramente puntate un campionato di vertice a salire di categoria, quindi avete allestito una squadra molto forte e partita dopo partita questa squadra lo dimostra, anche con vittorie molto larghe, anche nelle gare precedenti. Allora, la squadra noi l'abbiamo allestita con criterio, perché abbiamo scelto le persone giuste e sono le persone che noi volevamo. Noi ci puntiamo alla vittoria finale, perché no? Perché stiamo vedendo il campionato è alla nostra portata, i risultati sono larghi proprio perché noi riusciamo ad esprimere un bel calcio a 5. Cioè, adesso bisogna rendere merito a questi ragazzi perché giocano bene, io penso che la gente si sia divertita, vedo più gente sempre al palazzetto e non posso essere altro che soddisfatto. Il campionato sta rispettando i pronostici che voi vi eravate prefissati, perché vi eravate prefissati di fare un campionato di vertice e quindi grazie anche ai rinforzi venuti da fuori la squadra ne sta trando giovamento. Sì, perché voi avete vissuto insieme a noi le vicissitudini dell'anno scorso, quando la squadra si è salvata dall'ultima giornata ed è stato un incubo per noi l'anno scorso. Allora da quel dì noi abbiamo deciso di fare una squadra di vertici perché non volevamo più soffrire e volevamo stare nella parte sinistra della classifica. I risultati ci stanno dando ragione, speriamo di continuare così. Io prego solo una cosa, perché la cosa che io temo di più, spero che i miei ragazzi non si facciano male, perché se riusciamo a giocare, ad allenarci così, io credo che saranno problemi per tutti. Ultima cosa, ovviamente l'obiettivo che vi ponete, anche perché quest'anno giocate in una nuova location, diciamo, questa palestra qui della scuola dell'ITIS, che sicuramente contribuisce oltre a giocare un calcio più veloce, ma anche a poter esprimere in maniera diversa. Sì, perché in questa superficie, cioè, viene in evidenza la velocità degli atleti e la tecnica degli atleti. E io ho la fortuna di avere diversi giocatori con una tecnica sopraffina e poi si vede nel controllo della palla, nella gestione della palla, nella gestione anche della partita, che questo campo, adesso ci stiamo abituando su questa superficie. I risultati si stanno vedendo, miglioreremo sempre di più e questo non può far altro che farci piacere. E io ribadisco ancora un concetto, ringrazio chi ci ha dato la possibilità di esprimerci su questo parquet. Siamo con Lanza, il tecnico allenatore giocatore del Game San Salvo. Siete partiti con un handicap, dopo due minuti la Sagittaria era in gol, poi avete cercato in qualche modo di diciamo forse, non dico arginare la giocata della Sagittaria, però cercare in qualche modo di fare gioco. Però diciamo alla fine forse il successo della Sagittaria potrebbe essere meritato. No, il successo del Sagittario è strameritato, il risultato non è in discussione. È che l'approccio alla partita non è stato di quelli giusti. Il Sagittario ha due o tre giocatori di categoria superiore, se non difendi nel modo giusto, soprattutto individualmente su questi avversari, hai a fine partita un handicap di questo genere. Il Sagittario Prato è una squadra che punta, secondo me con questa squadra può puntare a vincere il campionato, perché abbiamo incontrato anche le altre e penso sia la squadra più forte che abbiamo incontrato. È anche vero che noi siamo venuti qui con una rosa abbastanza marginale rispetto a quella che abbiamo di solito. Abbiamo già due infortunati, poi Marcone ha dovuto giocare a mezzo servizio perché c'era un mezzo stiramento, il portiere si è fatto male a metà partita, devo giocare io a 46 anni, quindi è normale che il passivo sia questo, però quello che mi ha dato fastidio è l'atteggiamento della squadra, la incapacità di difendere su un solo giocatore sistematicamente saltava l'uomo, questa è una cosa che può succedere con un giocatore forte o con un giocatore scarso. Se la mentalità è questa, andremo poco lontano. Nel secondo tempo la Sagittaria, dopo 12 minuti, ho chiesto anche al tecnico Polce, aveva fatto già 5 falli, erano sul 2-0, forse, ecco come stava dicendo lei, probabilmente non è stata la sua squadra in grado di poter cercare quel guizzo giusto per riaprire la partita. Appunto, ha detto bene, il guizzo giusto oggi non lo potevamo avere perché abbiamo pochi giocatori che hanno la capacità di avere il guizzo, è l'unico
o il più importante che lo poteva avere Alessandro Marcone, che ha giocato a mezzo servizio e non aveva la possibilità di forzare perché si sarebbe fatto male ancora di più. Quindi non penso sia tanto il problema dei 5 falli, perché dopo alla fine 2 tiri liberi li abbiamo tirati, però se si pensa di recuperare una partita soltanto con i tiri liberi significa che non abbiamo capito niente. La partita si fa risultato giocando bene e difendendo forte. Avremmo potuto anche fare qualche gol in più, però ne avremmo potuti prendere molti, ma molti di più. Nel secondo tempo avete giocato anche con il portiere in attacco, quindi volevate assolutamente riequilibrare oppure riavvicinarsi al punteggio dell'avversario. Perso per perso ci si prova, anche perché l'anno scorso qui a Pratola si giocava sull'altro campo, siamo riusciti a raddrizzare una partita 4-1 sotto, 4 pari col portiere in movimento, però sicuramente gli interpreti del Pratola erano diversi. Ci si prova, dopo logicamente se le cose non vanno bene, la partita è andata male. Se devo fare un elogio lo faccio ai ragazzi che giocano poco, che sono stati migliori. Chi tira la carretta di solito nella mia squadra ha deluso fortemente.